Dunque, allora siamo giunti alla parte conclusiva del nostro convegno di questa giornata, e quindi all'intervento dell'ultimo relatore, il professore ingegnere Giuseppe Rossi, professore emerito di costruzioni idrauliche e idrologia dell'Università di Catania, nonché vicepresidente dell'International Water Resources Association e attualmente vicepresidente dell'Associazione Idrotecnica Italiana. Autore di oltre 170 pubblicazioni scientifiche e dal punto di vista ecclesiale, lo ricordiamo perché è stato direttore dell'Ufficio di Pastorale per la Cultura della Diocesi di Acireale e dell'Ufficio regionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università della Conferenza Episcopale Siciliana, nonché anche membro del MEIC di Acireale. Adesso a lei la parola, professore. Grazie. Buonasera, naturalmente siamo tutti un poco stanchi. Io intanto vi chiedo scusa per due cose. La prima è che resto seduto e quindi vedo che c'è forse qualche difficoltà. La prima è che non ho l'entusiasmo del professore Caporale e quindi vedrete che insomma sarò molto più moscio e meno. E la seconda è che siccome volevo dire troppe cose, vorrei dire troppe cose, leggerò e questo capisco che un poco complica anche, come si può dire, la recensione delle cose che volevo trasmettervi. La mia relazione è organizzata così. Vi sono due premesse, se vogliamo, di tipo la prima storica, nel senso di analizzare il significato di sostenibilità, di cui già abbiamo parlato nel convegno, ma insomma cercando alcune delle definizioni che sono state date. L'altra è quella di richiamare alcuni principi etici che riguardano la questione ambientale, e poi invece diciamo il testo centrale della relazione riguarda cinque diciamo emergenze ambientali della Sicilia. E qui forse la parte un pochino lunga e spero non troppo tecnica che possa, come si dire, non interessare l'uditorio. E infine il tentativo, non so fino a che punto riuscito, di individuare alcune priorità. E queste priorità distinte in due categorie, una prima a livello normativo istituzionale, e quindi a livello, se volete, dalla politica e dall'amministrazione, l'altro invece a livello dei comportamenti, degli stili di vita, diciamo, delle persone e delle comunità. Allora, il punto di partenza è appunto il concetto di sostenibilità, qualcuno dice il paradigma, e ovviamente sulla definizione di sviluppo sostenibile credo che più o meno, insomma, siamo stati bombardati negli ultimi anni, è dovuto al rapporto Brundtland che è del 1987, e ricorderete che è definito come sviluppo sostenibile uno sviluppo che soddisfa le esigenze attuali delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future generazioni a soddisfare le proprie. Qui io dicevo sempre questa cosa agli studenti: non è che si tratta di mettere assieme le esigenze delle attuali generazioni e quelle delle future, è un poco più articolato il discorso, perché si dice la capacità delle future generazioni a soddisfare le proprie. Quindi implicitamente si mette in evidenza due cose importanti. Uno, che si vogliono evitare delle azioni reversibili di modifiche tali che le future generazioni non possono farci niente perché ci sono modifiche irreversibili. E l'altra però c'è anche, se volete, un momento di speranza perché dice che le future generazioni forse avranno delle innovazioni tecnologiche che consentiranno di soddisfare le loro esigenze in modo diverso da quelle dell'attuale. Quindi dico, questo secondo me è importante. Un po' meno forse nota è la definizione di sostenibilità ambientale, intesa come strategia di sviluppo che gestisce le risorse naturali e umane per l'incremento del benessere nel lungo periodo, superando le politiche e le pratiche attuali che deteriorano la base produttiva e le risorse naturali. Questa è più o meno dello stesso periodo, dell'86, qua è un poco forse sofisticata la definizione, però mette assieme sostanzialmente gli elementi forse più importanti, nel senso cioè che il rischio è che viene deteriorata, quindi danneggiata, la base produttiva e le risorse naturali che sono alla base di qualunque anche sviluppo economico, oltre che diciamo dello sviluppo umano in generale. Ora, il paradigma della sostenibilità in qualche misura è il risultato di un lungo cammino. Cioè, non è che nasce così, cioè è il risultato di un'evoluzione, a mio parere, della questione ecologica, dal
di cui leggiamo tutti ormai, forse il primo libro famoso che ha indicato questo è stato Carlson, Primavera silenziosa, che è addirittura del 1962, in cui veniva denunziato i rischi dell'uso di insetticidi per l'inquinamento di acqua, aria e suolo. Lo studio che, diciamo, personalmente io ho ben presente, perché uno già è, insomma, era interessato in qualche misura a questo problema, è invece il famoso I limiti dello sviluppo, che, come ricorderete, è una traduzione fatta male, perché in effetti doveva essere I limiti della crescita, perché era growth in inglese, che è stato tradotto sviluppo, perché c'è questa distinzione, credo ormai acquisita, che in qualche misura sviluppo è positivo, crescita in qualche misura invece è, non dico negativo, ma insomma presenta maggiori inconvenienti. Ora, allora, lo studio che era stato svolto dall'MIT, cioè dal Massachusetts Institute of Technology, per incarico del Club di Roma, affrontava il sovrasfruttamento delle risorse non rinnovabili e valutava gli effetti della crescita di 5 componenti fondamentali della vita del pianeta. Ricordo che erano la popolazione, l'industrializzazione, l'inquinamento, la produzione di alimenti e il consumo di risorse naturali. Ora, quando uscì questo libro, ovviamente i più anziani forse tra di noi lo ricorderanno, c'è stata una serie di interventi tendenti a screditare questo, no? C'era un aneddoto che era simpatico, di dire: qualora a Londra negli ultimi anni dell'Ottocento si fossero fatte le estrapolazioni sull'inquinamento dei cavalli e delle carrozze che percorrevano Londra, si sarebbe previsto che dopo, non so, 12 anni o 28 anni Londra non sarebbe potuto più essere abitabile. E peccato che non si poteva prevedere che le carrozze sarebbero state sostituite prima dei treni, poi da... Quindi, voglio dire, c'è stata questa polemica molto forte. Però nella realtà il volume e diciamo, i dibattiti che furono attivati da questo libro invece hanno avuto, secondo me, un effetto molto positivo, perché sostanzialmente il periodo di questa crescita illimitata sostanzialmente è finita, nel senso che si è presa una maggiore responsabilità su qual era lo sviluppo possibile del mondo. Ora, su questa linea si ricordano una serie di iniziative delle Nazioni Unite, qui io dirò soltanto la conferenza di Stoccolma del 72, quella di Rio de Janeiro del 92, e sostanzialmente, soprattutto su uno dei problemi, che era quello dello scarico di emissioni inquinanti nell'atmosfera, biossido di carbonio e gas serra, si è avviato anche un esempio, in qualche misura esemplare, di collaborazione internazionale. Cioè, il protocollo di Kyoto è stato, da questo punto di vista, un elemento molto importante, nel senso che ha fatto leva sulla necessità che non potesse essere positivo soltanto l'azione di una nazione o di due nazioni o di tre nazioni, se non ci fosse stato appunto un coordinamento tra tutti gli stati. Purtroppo sappiamo che da queste speranze, Kyoto è stato dal 97 a oggi, le cose sono andate deteriorandosi, nel senso che alcune nazioni, a partire dagli Stati Uniti, non hanno poi, hanno ritirato la firma che avevano messo e non hanno aderito, se non in linea di principio, ma non nella sostanza, con la riduzione, India e Cina. Quindi sostanzialmente c'è una parte del mondo che di fatto, ora si spera in Parigi 2015 dovrebbe esserci la nuova. Ora, la presa di coscienza che i gravi problemi della tutela dell'ambiente non possono affrontarsi solo con soluzione tecnologica sollecita le correzioni ad un modello di sviluppo economico che rischia di distruggere la terra e di non favorire lo sviluppo integrale umano. Lì c'è l'espressione di Paolo VI, cioè quello volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Ora, questa nuova sensibilità reclama l'affermarsi di principi etici anche in campo ambientale. E qui, ed è la seconda premessa, questi principi etici, in qualche misura, io credo che non bisogna essere, da questo punto di vista, pessimisti, perché, voglio dire, sono alla base di azioni importanti delle Nazioni Unite. Io mi occupo di acqua e è stata certamente una conquista il fatto che nel 2010 l'Assemblea dell'ONU ha dichiarato l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come base dei diritti, come diritto universale dell'uomo. Ovviamente qui si discute sul fatto, ma perché i principi nel 1948 non hanno parlato di questo? Ma probabilmente per un duplice motivo, nella mia opinione, può darsi che sia sbagliata. Primo, perché veniva da un mondo occidentale in cui
l'acqua c'era e abbondante, quindi non si poneva il problema. E secondo, perché probabilmente era più subito dopo la guerra, in cui i diritti umani venivano visti in chiave soprattutto politica e non dando sulla base delle risorse. Però dico, questo fatto naturalmente non ha cambiato in maniera sostanziale, però ha cambiato almeno dal punto di vista del principio. E in effetti ora si parla anche della continuazione degli obiettivi del millennio, che dovrebbero essere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dopo il 2015. Ora, è ovvio che i principi etici di cui facciamo riferimento, ancora prima di essere principi etici, diciamo, vediamo prima un attimo dal punto di vista generale, sono principi che provengono da due etiche, se vogliamo, l'etica ambientale e l'etica sociale. E qui probabilmente c'è, pur partendo da concezioni diverse, un progressivo convergere a livello internazionale. Sul piano dell'etica ambientale c'è intanto un consenso sulla necessità di superare un antropocentrismo esasperato del passato, fondato sul concetto di dominio e sfruttamento dell'uomo sulla natura, per accogliere gli elementi essenziali di un ecocentrismo che considera l'uomo come parte dell'ecosistema Terra. Poco fa veniva citato appunto Lovelock, Gaia, questo diciamo sistema che è autoregolato, costituito da aria, acqua e terra emerse. Un tale approccio è attento a riconoscere il valore intrinseco di tutte le forme di vita, pur evitando le pretese di un'ecologia radicale che neghi il ruolo essenziale dell'uomo nel rapporto con la natura. Ora, da una tale prospettiva di etica ambientale derivano i principi generali di protezione degli ecosistemi e di sostenibilità dello sviluppo, che richiedono di essere tradotti in termini di minimizzazione degli impatti negativi dell'uso del suolo e della realizzazione delle infrastrutture sugli ecosistemi. Con riferimento invece all'etica sociale, i principi preminenti da applicare in campo ambientale includono il principio di sussidiarietà come cooperazione tra i vari livelli di governo e il principio di solidarietà volto a conseguire equità territoriale, intersettoriale e intergenerazionale. Nell'ambito della riflessione cristiana in particolare, l'orientamento più recente insiste sul rispetto che l'uomo deve avere verso le altre forme di vita, privilegiando il suo ruolo per coltivare e custodire il giardino dell'Enele. Qui, certo, dopo la relazione di stamattina, io mi sento un po' in imbarazzo, perché io veramente, in maniera forse un po' ingenua, pensavo a questa cosa di cui fece il relatore in qualche misura, cioè delle due letture, per cui c'era chi nella tradizione sacerdotale aveva insistito, no, in quel tratto sul dominio dell'uomo, e che invece nella tradizione yavista aveva insistito su questa cosa. Lui dice invece che ora la lettura è chiaro che anche qua ci vuole l'evoluzione. Ora, è legata in questo modo la responsabilità del credente all'intima unità dell'opera della creazione come atto d'amore di Dio, che include la cura continua delle sue creature e della redenzione operata da Cristo, che investe anche la speranza del creato ad essere liberata dalla caducità, nella lettera ai Romani, nell'attesa escatologica di cieli nuovi e di nuova terra. Dico, probabilmente, ovviamente nella prima relazione stamattina, sostanzialmente abbiamo sentito solo la Genesi, ma forse, dico, l'approfondimento che dovremmo fare è che dovremmo vedere anche tutti gli altri brani della Bibbia, in cui, per esempio, sono rimasto molto colpito sempre della lettura, diciamo, dell'alleanza da Dio dopo il diluvio, che è con Noè, ma non è solo tra uomo, Noè e chi si è salvato, ma è tra Dio, Noè e gli animali che sono usciti dall'arca, che secondo me è alla base anche in qualche misura di una lettura, insomma, valida per tutti gli uomini, non necessariamente solo per, diciamo, i cristiani. Dal punto di vista cristiano, probabilmente la maggiore sensibilità sulla, diciamo, di teologia per l'ambiente è stata avviata con i consigli ecumenico delle chiese a Basilea 1989 e Seul 1990, che hanno collegato il problema della salvaguardia del creato con i temi, con i valori di giustizia e di pace. Nell'insegnamento della Chiesa Cattolica si è assistito a un crescente spazio assegnato a questi temi, in particolare Giovanni Paolo II, nel Legendesimus Annus, parla di un'insensata distruzione dell'ambiente naturale dovuto all'errore antropologico di pensare di poter disporre arbitrariamente della terra assoggettandola alla sua volontà, come se esso non avesse una propria forma e una destinazione anteriore data da Dio, finendo col provocare la ribellione della natura.
Nella stessa enciclica si introduce il tema dell'ecologia umana, fondata sulla preoccupazione che, oltre a preservare gli habitat naturali delle diverse specie animali minacciate da estinzione, occorre un impegno a salvaguardare le condizioni morali di un'autentica ecologia umana. Più recentemente, la questione del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici ha sollecitato la pubblicazione di documenti pontifici e di vari episcopati. In particolare, c'è una dichiarazione che è del febbraio 2015 di alcuni vescovi cattolici in vista appunto della conferenza di Parigi del 2015, in cui viene denunciata la responsabilità principale di tale situazione, quella diciamo degli effetti dell'effetto serra, nel sistema economico dominante, e richiede la costruzione di nuovi modelli di sviluppo e stile di vita compatibili con il clima, tenendo in particolare conto che i poveri e le nazioni povere sono maggiormente colpiti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. E questo, voglio dire, non è nuovo, però insomma è abbastanza, come si può dire, esplicito forse. Forse ancora è più esplicito col suo stile semplice e diretto. Papa Francesco il 5 giugno del 2013 ha detto: Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi, agli uomini e alle donne. Invece uomini e donne vengono sacrificati agli idoli del profitto e del consumo. E la cultura dello scarto, che era stato richiamato stamane come una delle parole chiave. Ecco, queste due premesse, che in qualche misura non si legano a questo tentativo di analisi che ora farò sulle principali problematiche ambientali della Sicilia, perché le ho messe? Non per allungare il brodo o per tediarvi, ma siccome quelle priorità di cui parlerò, spero di parlare alla fine, fanno riferimento in qualche misura anche a questi presupposti, diciamo pure se vogliamo ideologici, e allora anch'io accetto la lezione di dire bisogna pensare globalmente com'era e agire localmente. Allora, prima di fare un'analisi della situazione della Sicilia, probabilmente bisogna richiamare anche qualche cosa, quindi io vi chiedo scusa di questo. Allora, di che cosa tenterò di occuparmi come tematica ambientale in Sicilia? Il primo elemento è la vulnerabilità al rischio idrogeologico. L'elevato rischio idrogeologico dipende dalle non favorevoli caratteristiche geologiche. Questo vale per la Sicilia, vale anche per il territorio italiano in generale. E negli ultimi anni, probabilmente anche dall'aumento degli eventi pluviometrici eccezionali, forse connesso, anzi diciamo ormai senza forse, connesso ai cambiamenti climatici. Noi abbiamo avuto da Cireale una tromba d'aria, eccetera, alcuni mesi fa, e allora commentavamo dicendo forse questo era, siccome c'era un piccolo residuo numero di persone che ancora ai cambiamenti climatici non ci credeva, allora anche nel profondo sud è arrivata una cosa di questo genere e quindi ci dobbiamo convincere. Tuttavia la vulnerabilità del territorio alle alluvioni è stata aggravata negli ultimi decenni da alcuni specifici interventi antropici. Anzitutto l'impermeabilizzazione dei suoli, che provoca piene più rapide e di maggiore volume, e conseguenza del consumo di suolo agricolo imposto dall'incontrollata espansione delle aree urbane e industriali e dalla realizzazione di infrastrutture. E qui c'è la difficoltà a trovare dei dati attendibili, nel senso che bisogna vedere che cosa si intende per consumo di suolo. Se uno prende delle statistiche che riguardano la riduzione della superficie agricola totale, quindi significa non quella utilizzata ma totale, cioè significa comprese le foreste, quindi la parte dei prati eccetera eccetera, sostanzialmente la Sicilia sembrerebbe non che stia particolarmente male, nel senso che dal 1990 al 2010 a livello italiano c'è stata una riduzione della superficie agricola totale pari al 24%, cioè si sono ridotti 5 milioni e 425 mila ettari di terreno. La Sicilia, che dal 1990 al 2000 aveva avuto una riduzione del 24%, invece nel periodo ventennale dal 90 al 2010 c'è solo una riduzione del 19%. Ora io non vi so dire perché questo è avvenuto, non che il 19%, però può darsi che ci siano anche problemi di contributi agricoli, di interventi dell'Unione Europea, per cui ci sono stati anche terreni che sono stati riconsiderati agricoli per questo motivo, io non lo so. Ovviamente però queste cifre così, come dire, drammatiche riguardano però
l'abbandono di superfici agricole non significa che tutti sono stati impermeabilizzati, cioè solo una parte di questi. E anche qua ci sono delle statistiche un poco strane. C'è uno studio dell'IRPI in cui in Sicilia si dice che mentre nel 1956 c'era un consumo di suolo per essere destinato a case o strade o comunque a infrastrutture dall'1,5 al 3%, nel 2010 questa percentuale è salita al 7-8%. E questo invece è effettiva impermeabilizzazione, perché si tratta di terreni che prima erano agricoli e non è che vengono abbandonati nel senso che non viene fatto un'agricoltura produttiva ma restano verdi, ma invece in questo punto non sono più verdi, cioè sono destinati, ripeto, o all'espansione urbana o alle infrastrutture. Oltre a questo effetto, la vulnerabilità è anche dovuta all'abbandono delle pratiche agricole, soprattutto nelle aree collinari, cose che ovviamente noi avvertiamo particolarmente in Sicilia. E un'altra influenza negativa ha avuto anche la costruzione di opere sul reticolo idrografico. I casi più eclatanti sono quelli di Genova, no? In cui il torrente Bisagno, eccetera, che esonda, perché sostanzialmente è stato coperto, no? Il cosiddetto, no? La copertura dei torrenti, però con sezioni insufficienti, per cui poi l'acqua si riprende il suo posto. In Sicilia la situazione è particolarmente grave a livello di alluvioni. Un archivio di eventi di piena a partire dal 2007, predisposto dall'assessorato territorio e ambiente della regione siciliana, elenca 433 eventi in 7 anni. Comprese le alluvioni di Giambilieri, che ha fatto 37 morti, come ricorderete, nel 2011, e l'altra alluvione che si è verificata invece, Giambilieri era 2009, e l'altra alluvione che si è verificata nel 2011 a Barcellona e a Saponara, che ha fatto solo 3 morti, ma con l'evacuazione di 1.000 persone e gravissimi danni. Di fronte al ripetersi tale calamità, c'è chi ha denunciato la responsabilità della politica dei governi degli ultimi decenni, non solo per la progressiva riduzione dei finanziamenti destinati alla protezione dei corsi d'acqua e alla difesa del suolo, ma anche per la scelta di privilegiare gli interventi di emergenza e ricostruzione rispetto alle azioni di prevenzione, che peraltro spesso sono state affidate a una pluralità di soggetti con scarso o inesistente coordinamento. Però l'elemento forse più importante della prevenzione così consiste in una reale inversione di tendenza del processo di urbanizzazione selvaggia del territorio siciliano, che in molti casi è riconducibile all'abusivismo e anche ai frequenti condoni edilizi. E qui dico, c'è una mia, come si può dire, riflessione un poco sconsolata, che in fondo dico sì, noi diciamo queste belle parole, però quando si parla dei condoni edilizi e dell'abusivismo, in sostanza tutti hanno interesse, cioè la maggior parte dei cittadini che non hanno una coscienza cosiddetta ecologica sono contenti perché possono fare i loro comodi, e in fondo le amministrazioni comunali sono pure contenti perché siccome riescono a estorcere o a prendere molti soldi, quindi sostanzialmente i bilanci dei comuni vivono anche grazie a questi fatti. A livello di pianificazione, in ottemperanza al cosiddetto decreto Sarno, la regione siciliana si è dotata nel 2000 del piano straordinario per l'assetto idrogeologico. Nel 2007 la regione ha redatto il piano per l'assetto idrogeologico, il PAI, che comprende 70 piani per 102 bacini idrografici, e più recentemente nel 2014 è stato redatto il piano di gestione del rischio di alluvioni, che aggiorna il PAI adeguandolo alla direttiva europea frattanto intervenuta. Ora qui, forse è, come si può dire, la causa principale del mio non entusiasmo, perché uno quando legge questi documenti sostanzialmente vede la differenza tra le buone intenzioni e, diciamo, i reali strumenti per migliorare la situazione. Ora non c'è dubbio che per esempio l'ultimo, questo piano di gestione del rischio di alluvioni, che sostanzialmente segue le direttive europee, meno male che ci sono le direttive europee, come diceva poco fa il professore Salanitro, però poi di fatto rispetto al PAI del 2007 sostanzialmente è lo stesso con qualche piccola verniciatura, cioè sostanzialmente è mancata non solo l'aggiornamento ma probabilmente anche come si dice, lo spirito, perché mentre il PAI era gli interventi più urgenti
per tamponare la situazione, il piano di gestione del rischio idrogeologico nella, nell'intenzione dell'Europa è quello invece di fare una previsione pianificatoria di lungo respiro, come si diceva. E questo sembrerebbe che non ci sia. Ed è ancora l'iter piuttosto lungo, perché deve essere sottoposto in parte al processo di consultazione e partecipazione pubblica, e soprattutto perché non è chiaro quali sono i nuovi strumenti che sono stati individuati per costringere in qualche misura le amministrazioni locali, attraverso i piani urbanistici, gli strumenti di pianificazione territoriale, a accettare in toto le perimetrazioni di aree a rischio che nel piano di gestione sono fatte. Lì come funziona la cosa? Sostanzialmente, sulla base della valutazione della pericolosità che è legata agli eventi idrologici, no? Alla presenza del fiume, se è l'esondazione, o alla presenza del rischio di una frana, nel caso delle frane, sostanzialmente vengono individuate delle zone in cui con una certa frequenza c'è il rischio, appunto, la probabilità che si verifichi un certo evento. Dopodiché ci si chiede, questo territorio a che cosa è destinato? Allora, se ci sono degli insediamenti, ovviamente degli insediamenti umani, soprattutto se ci sono degli insediamenti di tipo sensibile, tipo ospedali, tipo scuole, eccetera, evidentemente lì si pone un vincolo, che è un vincolo perimetrato con delle lettere R1, R2, R3, R4, e R4 è il più grave, cioè sostanzialmente c'è un rischio molto alto e quindi sostanzialmente in casi estremi si deve produrre anche l'abbattimento o la dislocazione di quell'insediamento, in casi meno grave bisogna fare delle azioni per mettere in sicurezza quell'insediamento che sarebbe a grave rischio. Questo, diciamo, è nella teoria. Però sostanzialmente, mentre la validità del piano di gestione come piano che deve essere quindi automaticamente riportato nei vari strumenti urbanistici, nella realtà questo nel passato non è successo, per cui anche il PAE era così, però i comuni sostanzialmente o chiedevano da una parte di rivedere questo vincolo, e se ci riuscivano vuol dire che era stato forse il principio di precauzione un poco troppo forte, oppure invece diciamo in qualche misura erano costretti a farlo, però i vecchi piani urbanistici di fatto non lo prevedevano, mentre invece la cosa che si chiede è che i piani urbanistici devono essere sostanzialmente aggiornati per recepire le necessarie azioni con i vincoli delle aree a rischio che il piano di gestione impone. Ecco, questo è diciamo uno delle emergenze ambientali, quello dovuto al rischio idrogeologico. Forse più grave e in ogni caso più vicino forse alla sensibilità di tutti i cittadini, è la gestione dei rifiuti solidi. Questo perché sostanzialmente, da una parte perché tutti noi siamo stanchi dell'insopportabile presenza di rifiuti illegalmente abbandonati lungo le strade dei comuni. Io non so se Ragusa è un'isola felice, ma insomma Catania da questo punto di vista, perché poi le strade principali no, ma tutte le strade o provinciale o comunale o ovviamente sono piene di rifiuti. E soprattutto anche per l'aumento rilevante della tariffa che gli utenti hanno subito negli ultimi anni. Ora, le innovazioni introdotte nelle modalità organizzative, in particolare la creazione degli ambiti territoriali ottimali rifiuti, da non confondere con quelle acque di cui ora parleremo appresso, che avrebbero dovuto svolgere in modo più efficiente il servizio prima assicurato a livello comunale, in realtà, e ormai lo dicono tutti, hanno contribuito invece ad accrescere il costo senza avere miglioramenti gestionali. E poi c'è il fatto che la Sicilia è in condizione di emergenza a partire dal 1999, emergenza rifiuti, fino a dicembre 2013. E però, insomma, a occhio e croce, questo miglioramento sostanziale di questa emergenza non si avverte. In realtà nel 2002 fu adottato un piano rifiuti incentrato sulla realizzazione di termovalorizzatori, cioè di inceneritori con ridotti impatti, che insomma in Sicilia poi sono stati oggetto anche di varie, non è scoppiato lo scandalo perché poi non furono date queste gare, e sostanzialmente però tutto si è bloccato, e qui ci sono opinioni diverse ovviamente.
ma anche il piano rifiuti prevedeva l'adeguamento delle discariche che non rispettavano la normativa sulla riduzione di rifiuti biodegradabili in discarica. In ogni caso, malgrado la riduzione degli ATO che poi è avvenuta da 27 a 14, la situazione non è sostanzialmente migliorata. Due fatti nuovi dovrebbero essere motivi di speranza. Uno, che nel 2010 è intervenuta una legge regionale fatta proprio per i rifiuti solidi. E due, che è stato nel 2012 è stato approvato il piano di gestione dei rifiuti. Però vediamo, anche qui diciamo che la situazione non è molto rosea. Perché? Perché la legge regionale è bellissima, perché diciamo ha riordinato le competenze a favore dei comuni, assegnando alle autorità d'ambito solo il ruolo dei regolatori, che forse possono fare meglio, perché lì sostanzialmente qual era il difetto, diciamo, degli ATO? Che i soldi li continuava a chiedere agli utenti il comune, ma la gestione l'aveva invece l'ATO. Per cui dico, già questo fatto sostanzialmente non riusciva a conciliare le due cose, per cui i comuni, tutto sommato, l'interesse a riscuotere veramente non l'avevano, perché non erano nel loro bilancio. Gli ATO non avevano nessuno strumento per... Allora dico, il fatto che torni ai comuni, tutto sommato, probabilmente è un fatto anche positivo. E sostanzialmente si riducono anche i costi dei consigli di amministrazione degli ATO. La legge può considerarsi una buona legge perché recepisce gli indirizzi della direttiva europea, enfatizza i criteri di prevenzione e riduzione dei rifiuti, per esempio con le norme sugli imballaggi, perché prima di trovarli i rifiuti probabilmente la prima cosa è evitare che si producano, no? E questo sostanzialmente è nella linea della direttiva europea. E prevede misure di perequazione per le fasce sociali più deboli. Purtroppo però la promulgazione della legge non ha avuto gli effetti desiderati, perché i ritardi nell'attuazione della raccolta differenziata in quasi tutti i comuni e nella realizzazione degli impianti di smaltimento a livello di ATO hanno fatto prorogare lo stato di emergenza di anno in anno. Ora, anche il piano di gestione dei rifiuti, che è stato redatto nel giugno 2012, sostanzialmente non è stato attuato. Il piano è stato uno sforzo anche significativo, perché si poneva finalmente con degli obiettivi, come si può dire, con anno e percentuale per quanto riguarda la raccolta differenziata. Cioè il piano prevedeva che nel 2013 si doveva raggiungere il 45% e che nel 2015 si doveva raggiungere il 65%. Io ho cercato di procurarmi dati aggiornati su quant'è la raccolta differenziata oggi. Ma intanto oggi non si può fare, perché i dati, per essere vidimati, questa è una delle debolezze dell'Italia in generale, sui dati statistici, nel senso che l'Istat pubblica i dati con molto ritardo, non si sa l'attendibilità di questi dati, eccetera. Comunque i dati che sono verificati si fermano ancora al 2011 e sostanzialmente dicono che la raccolta differenziata per la Sicilia, che nel 2009 era del 7,2%, è passata all'11%. Io non lo so se sia migliorata di molto, ma dico, anche se fosse migliorata del 2%, cioè se fosse al 13%, è una percentuale del tutto inaccettabile, perché sostanzialmente ci sono dei comuni che con non molte difficoltà che riescono ad arrivare a percentuali molto alte, del 40%, del 45%, del 60%, eccetera. Delle 14 discariche censite in sede di redazione del piano, molte risultavano in corso di esaurimento, senza impianti di preselezione, con distanze spesso anche notevoli dei luoghi di produzione. E questo è un elemento a cui in genere non facciamo caso, ma che, diciamo, dal punto di vista dell'effetto ambientale non è secondario. Cioè, da una parte noi ci lamentiamo giustamente che forse non possiamo, come dire, trovare discariche in tutti i comuni della Sicilia, che era la situazione vecchia di 20 anni fa, cioè che ogni comune, senza nessuna sicurezza, si creava una zona, l'espropriava, l'occupava abusivamente e andava a scaricare. Ovviamente questo è gravissimo, perché se hanno dimensione troppo piccola sostanzialmente non vengono trattati nel modo corretto e quindi sono fonte di inquinamento per le falde, eccetera. Però non è neanche possibile, diciamo, creare delle grandissime discariche, che potrebbero essere anche più efficienti, in cui però ci sono distanze notevoli. Ora, in sede di redazione del piano, sostanzialmente il piano ha visto che c'era il 60% dei comuni che avevano almeno
40 km di distanza tra la formazione dei consumi, dei rifiuti e la discarica nella quale venivano portati, di cui ben il 20% con 80 km. Ora è chiaro che lì c'è anche un rischio, ovviamente, di inquinamento in qualche misura dovuto a queste distanze anche molto forti di queste. Il dato più preoccupante però riguardava il trattamento del percolato. Non è solo il percolato, purtroppo, quello delle discariche, il percolato è quel liquido che deve essere trattato. Sostanzialmente il 21% era trattato in Sicilia e il 79% era inviato fuori dall'isola, in Basilicata, in Calabria e in Abruzzo. E ovviamente tale costoso trasferimento non avviene solo per percolato, ma avviene per esempio anche per i rifiuti speciali pericolosi, cioè quelli legati ai medicinali e alle scariche delle industrie, in cui anche qua addirittura molto viene formato in Germania. Ora dico, è chiaro che ci sono probabilmente dei trattamenti particolarmente sofisticati, però è chiaro anche che oggi la tecnologia lo consentirebbe di farlo in Sicilia senza bisogno di esportarlo, con costi maggiori e con rischi maggiori. Ora, il piano aveva individuato gli impianti da realizzare per la preselezione meccanica, la stabilizzazione, il compostaggio, il recupero, il conferimento in discarica, considerando sia i rifiuti indifferenziati sia quelli differenziati. E in effetti aveva valutato la possibilità di impiego nelle cementerie e nelle centrali termoelettriche presenti nell'isola, ma aveva visto che questo poteva rappresentare soltanto una piccola porzione dei rifiuti. In pratica loro valutavano che erano circa 400.000 su 2.600.000, cioè circa il 15% dei rifiuti da poter essere trattati in questo modo, che invece dal punto di vista teorico è un problema interessante, perché sostanzialmente i rifiuti possono essere utilizzati appunto sia nelle cementerie, quindi per la produzione dei cementi, sia come materiale che è combustibile ai fini delle centrali termoelettriche. Quindi dal punto di vista teorico è una cosa molto bella, però le modifiche sostanziali che gli impianti avrebbero dovuto subire hanno fatto valutare che era soltanto in pochi casi. A distanza di oltre 2 anni e mezzo dalla redazione, il piano è ancora nella fase di approvazione del VAS, cioè dalla valutazione ambientale strategica e dello studio di incidenza ambientale di cui parlava il professore Salanitro, richiesta dalla direttiva europea. La lettura dei documenti di valutazione ovviamente lascia l'amaro in bocca, perché sostanzialmente sono stati poco attuati anche questi interventi, cioè sostanzialmente. E io avevo bisogno però di 45 minuti, no? Ah, e allora devo almeno 10 minuti, perché se no non riesco. E qui ho la sorpresa che non erano 45 ma sono 30 minuti, quindi io vi chiedo scusa, ma allora devo sostanzialmente farvi il riassunto molto sintetico. La terza emergenza a cui volevo fare riferimento era l'insufficiente protezione del l'inquinamento delle aree industriali. E l'inquinamento delle aree industriali, come voi sapete, è oggetto specifico di questo documento della CESI, sul documento salvaguardia del creato e lavoro in Sicilia. E qui allora non mi soffermo, dico soltanto che il problema che si era presentato all'Ilva di Taranto si presenta anche in Sicilia per varie situazioni, tra cui Augusta, Priolo, Melilli in particolare, Milazzo, anche Partinico, eccetera. Ora, le considerazioni ovviamente che nel documento della CESI si fanno sono molto valide, ovviamente, perché c'è il dilemma lavoro col rischio della salute, oppure invece riusciamo a tutelare la salute e l'ambiente, ma il lavoro decade. Io a questo aggiungerei però una nota che mi pare che manchi nel documento, cioè che per questo, oltre alla sensibilità generale, che sono tutte cose importantissime, c'è una responsabilità specifica stavolta non dalla regione, che noi in genere ci facciamo il mio colpo ed abbiamo ragione di farlo, ma del Ministero dell'Ambiente, perché il Ministero dell'Ambiente, siccome si tratta di siti di interesse nazionale, ha l'onere e l'onore di provvedere alla bonifica di questi siti, tipo la rada di Augusta, eccetera. Cosa che in realtà, malgrado sono passati 12 anni da quando questo è stato deciso con un intervento del CIPE, sostanzialmente non è avvenuto. La quarta invece emergenza era l'insufficiente protezione del patrimonio naturalistico.
E qui dico solo due cose rapide, cioè è stato già citato il fatto dei parchi regionali Lettene, Madonie, Nebro di Fiume Alcantara, delle 77 riserve naturali e soprattutto dei sicchi di cui parlava appunto il professore e delle ZPS, in cui sostanzialmente c'è purtroppo la lentezza con cui i parchi e riserve e anche questi siti di protezione speciale poi vengono attuati, nel senso che è facile fare la perimetrazione, però poi sostanzialmente. Ora dico, qui probabilmente dico c'è un elemento di speranza, nel senso che quando sono, per esempio, è nata il parco regionale dell'Etna e anche quello delle Madonie e quello dei Rebredi, la maggior parte dei comuni era sulla difensiva e vedeva la creazione di questi parchi come un fatto negativo perché avrebbe ridotto le possibilità di sviluppo economico della zona. Oggi nella maggioranza, non nella totalità, c'è invece probabilmente una maggiore sensibilizzazione sul fatto che anche i parchi e le riserve possono essere invece dei volani di sviluppo turistico non secondari. Il quinto e ultimo invece riguarda il sovrasfruttamento delle risorse idriche e il degrado della qualità delle acque. Qui non ho tempo per soffermarmi su questo, anche se forse era la cosa su cui avevo la competenza, soltanto dico che lì il problema drammatico e che dà ragione alle considerazioni che venivano fatte sul ruolo dell'Europa, che diciamo non è soltanto a livello delle direttive ma è anche a livello delle infrazioni e quindi di dare salate multe diciamo quando non si soddisfano, e soprattutto quello del disinquinamento. Questo l'avrete letto tutti sui giornali, sostanzialmente sono stati stanziati 1.100 milioni dal CIPE nel 2012 per sanare le situazioni più gravi che riguardano la depurazione delle acque reflue urbane. E purtroppo, dico anche qua il purtroppo, cioè un poco per insufficienza dei comuni, di più per insufficienza della regione, di fatto ancora questi 93 interventi non è partito. Cioè i soldi sono disponibili dal 2012, ma uno di questi 93 non è partito. Le responsabilità si dividono tra regione, assessorato che non riesce a far niente e comuni che probabilmente non vanno dalla loro parte. Ecco, allora le priorità, ovviamente in maniera molto sintetica, quali sono gli elementi prioritari? Io accennavo al fatto che a mio giudizio vi sono due categorie di elementi prioritari, uno a livello politico-amministrativo e uno a livello di mentalità, di stile di vita. A livello del quadro normativo istituzionale, io credo che alcune di queste le posso saltare, poi eventualmente se diciamo questa relazione le possiamo riprendere. Sostanzialmente, concettualmente, c'era la cosa che citava stamattina la delegata della FUCI, cioè sulla necessità di cambiare la politica dell'emergenza con la politica della prevenzione. E questo particolarmente in Sicilia, dove l'emergenza, almeno per quel poco che è il mio parere, per quello che possa valere, sostanzialmente spesso è stata fonte di collusione con la malavita, di scelte avventate, di gonfiamento dei ruoli regionali con personale assunto in maniera fuori dalla meritocrazia, eccetera eccetera, e questa è l'emergenza. Allora invece diciamo la prevenzione dovrebbe essere, e qui forse c'è anche un ruolo che dovrebbe in qualche misura assumere anche la ricerca scientifica applicata ai problemi ambientali per indirizzare in qualche misura dove questi diciamo interventi di prevenzione possono avvenire. Poi ci sono le modifiche della legge, nella disposizione di legge, nelle procedure che regolano gli affidamenti e gli appalti, nella maggiore trasparenza dell'informazione, nella maggiore efficienza dell'amministrazione regionale. Io da questo punto di vista sono perfettamente d'accordo col discorso che distruggere la pubblica amministrazione non è la soluzione dovrebbe essere quella di migliorarla, ma non di distruggerla, perché sennò lo Stato rinunzia agli effetti che dovrebbe svolgere a favore del cittadino. E qui era citata anche una cosa che forse da ingegnere mi pare pure importante, cioè il flusso costante di risorse. È vero che oggi c'è questo intervento della struttura di missione per il rischio idrogeologico che dice che vi sono tanti miliardi che non sono stati spesi, e probabilmente è vero. Però è anche vero che la difesa del suolo non può fare affidamento
solo, ma lo stesso vale per i rifiuti, lo stesso vale per il disinquinamento, non può avere praticamente solo su un intervento straordinario di una volta. È meglio dare meno soldi, ma darli con costanza durante gli anni, perché man mano che si fanno le progettazioni queste possono essere realizzate. Quindi è assurdo l'intervento miracoloso, che non può esserci anche per motivi ovviamente di difficoltà economiche, finanziarie dello Stato, ma piuttosto anche dei flussi piccoli ma costanti negli anni, cosa che probabilmente non è avvenuto. Riguardo invece al livello dei comportamenti personali, alcune esigenze sono particolarmente rilevanti. La convinta assunzione di una responsabilità etica verso l'ambiente che si contrapponga a una visione cinica, cioè quella fondata sulla convinzione che le forze reali che guidano il governo e la gestione del territorio sono sempre i poteri forti dell'economia e della politica, e che qualunque tentativo di cambiamento volto a una maggiore giustizia è destinato a fallire. Però io penso anche alla posizione di idealismo utopico che si accontenta delle dichiarazioni di principio tipo le carte dei diritti, ma poi trascura il faticoso e probabilmente meno esaltante processo di trasformare queste dichiarazioni di principio in legislazione, in norme specifiche, in aspetti istituzionali, in aspetti gestionali, che però secondo me è l'unica maniera per realizzarle sul serio. Poi l'approfondimento di un'etica che supera la tradizione e la posizione antropocentrica di sfruttamento della natura, inglobando il punto di vista ecocentrico e anche questo richiamo all'ecologia umana di cui il Papa Benedetto XVI aveva parlato, lo sforzo a contribuire all'attuale governance dell'uso del territorio e della protezione dell'ambiente, cercando il dialogo e la collaborazione con gli uomini che, pur partendo da diverse posizioni di pensiero, condividono la prospettiva etica sul rapporto sviluppo-ambiente ed una concezione solidaristica. E infine l'adozione di stile di vita fondate su sobrietà dei consumi, eliminazione degli sprechi, tenendo presente il nesso acqua-energia-cibo, ma questo domani ci sarà una relazione. Ora io nella sintesi che voi avete, credo che è stata distribuita, indicavo due proposte, ma sono due proposte generiche che possono anche non essere ovviamente seguite, del dibattito, dicendo che probabilmente, dato che siamo fuci e mechi, si potevano o si potrebbero approfondire due aspetti, io pensavo. Uno, qual è un tema su cui fuci e mechi potrebbero in qualche misura fare un documento, trovare una forma per fare pressione sulla regione, quindi uno dei temi, io dico, il rischio idrogeologico, i rifiuti, e fare un documento per quello che vale e farlo avere ai politici, ai nostri onorevoli regionali, al presidente Crocetta, non so che cosa, se riteniamo che abbia una qualche utilità, oppure è solo per soddisfare la nostra desiderio di protagonismo, dicendo noi l'avevamo detto ma poi non è successo niente, questo lo lascio a voi. E la seconda è l'elaborazione di un progetto per inserire nella riflessione e nell'azione delle Chiese di Sicilia il tema della formazione ambientale. Questo Marinella Asciuto mi diceva di questa cosa del tavolo che si sta facendo, no? In cui probabilmente io non so se c'è un ruolo, probabilmente non c'è, quindi dico quello avrebbe certamente, se noi diciamo, scrivessimo una paginetta in cui diciamo ci sono anche questi problemi come riflessione delle responsabilità delle comunità ecclesiali, probabilmente potrebbe avere anche un loro effetto. Io vi chiedo scusa. Grazie professore Giuseppe Rossi per il suo intervento e per averci proposto le questioni che riguardano il nostro territorio siciliano con annessi problemi, conseguenze negative e probabili soluzioni anche. Adesso per motivi di tempo andiamo direttamente al momento del dibattito. Vi chiedo di fare interventi abbastanza brevi, sempre per motivi di tempo. Visto che fondamentalmente il problema è anche personale, è di interesse personale, io volevo scommettere prima di venire qua che qualcuno tirava fuori Muos, scusa Don Paolo su questa cosa, perché mi sono chiesto questo, ma quando ero studente ero circondato da ingegneri elettronici, ce l'avevo da tutte le parti e si parlava già dei problemi delle onde elettromagnetiche dei telefonini.
ho tutto sommato una buona memoria, benché possa dire benché quello che possa dire qualcun altro, ma di tratto scomparì l'argomento sulle onde elettromagnetiche dei telefonini, quasi in contemporanea con la comparsa dei tablet, degli iPad, degli iPhone, eccetera, eccetera. Qua dentro almeno l'80% di tutti noi ha attaccato addosso un qualcosa che emette delle radiazioni, che non sappiamo cosa sono, perché comunque nell'ambito scientifico ancora non c'è stata una risposta. Allora mi chiedo, dov'è l'ambito ambientale rispetto a quello personale, rispetto al MUOS, rispetto a un telefonino che abbiamo tutti i giorni addosso? Questa piccola riflessione. E a questo punto mi chiedo, make e fuci? E qui scatta la domanda, che abbiamo parlato di impegno e di entusiasmo. Ieri l'ingegnere Lia ha fatto un'osservazione che mi è piaciuta molto. Torino ha inventato e Milano ha venduto. A questo punto, visto che noi in un asse cartesiano, se ne mettiamo un po' una campana di Gauss fondamentalmente, a quel che si vede siamo un po' nella parte bassa, ci sarà un motivo perché siamo nella parte bassa. Allora, prendendo questi da questi supposti fantastici che abbiamo detto oggi, cerchiamo di capire come possiamo essere Torino e trovare delle soluzioni, ma come poter essere anche Milano per vendere le nostre soluzioni o fare pressione, come diceva lei, professore. Quindi, cioè, vorrei che questo fosse anche un modo per riflettere, dibattere noi stessi su come andare oltre il concetto del problema dell'interesse personale e di vedere come poter vendere, passatemi il termine, una qualcosa di positiva se siamo capaci di farla. Sono Marco Saliba alla Fuci di Vittoria. Allora, io mi rivolgo al professore Rossi e le chiedo quale rapporto c'è fra sostenibilità ambientale e principi etici. Quale rapporto c'è tra principi etici e sostenibilità ambientale? E l'altra, che cosa pensa? Pensa che i termovalorizzatori siano una valida soluzione al problema dei rifiuti? Sì, nuovamente Alberto Di Mono, il professore Rossi. Ovviamente è una domanda prettamente tecnica, perché in parte mi sono occupato delle tematiche che ha discusso. Più si riguarda. Allora, la riflessione è di carattere appunto prettamente tecnico, che in qualche modo fa evincere un principio relativamente al piano di gestione dei rifiuti. Io ho avuto modo di leggere questo piano di gestione dei rifiuti del 2012, se non ricordo male l'ha redatto un mio professore, il professor Vagliasindi, se non sbaglio, sì. Ho notato appunto una criticità. La criticità è che si parla appunto di raggiungere l'obiettivo della raccolta differenziata senza pensare dove portiamo il differenziato. Cioè, questo è secondo me un principio che va studiato. Cioè, noi ci possiamo impegnare a fare raccolta differenziata, però se facciamo se portiamo il differenziato come hanno fatto in Campania, l'hanno portato in Germania, sicuramente dal punto di vista ambientale non abbiamo raggiunto gli obiettivi di sostenibilità. Quindi nel piano, secondo me, ed è una riflessione che faccio appunto più per fare vincere un principio, più per far vincere uno stile di vita, cioè ci dobbiamo rendere conto di quello che differenziamo, perché andiamo a differenziare il vetro, andiamo a differenziare la plastica o il ferro e poi portiamo questo differenziato in Puglia o in Campania, secondo me non serve a nulla fare raccolta differenziata, se non a innescare una green economy che ci può anche stare, però sappiamo bene che non è l'obiettivo appunto l'obiettivo di sostenibilità ambientale che vogliamo raggiungere. Niente, era solo questo, quindi partire da un approccio di filiera e capire dove cioè cosa differenziamo, dove differenziamo e perché differenziamo. Tutto qui. Sarò molto breve. Stamattina poco fa il professore Caporali parlava di sfide e diceva che questi convegni rappresentano una sfida e dobbiamo avere la capacità di continuare a essere tenaci per evitare che non venga raggiunto nessun obiettivo. Questa è una caratteristica, penso che spesso faccia parte della nostra esperienza, cerchiamo di fare qualcosa e poi non diamo seguito e restano le nostre soltanto parole. Allora io vorrei proporre, per evitare di cadere diciamo, in questa situazione che penso ci riguarda spesso, partendo sempre dalla relazione del professore Rossi. Il professore Rossi stasera ha parlato di cinque grandi problemi di dissesto idrogeologico,
idrogeologico, il problema del trattamento rifiuti, inquinamento industriale, inquinamento delle acque. Io penso che noi potremmo fare una cosa per evitare che questo convegno cada nel nulla. Quando torneremo alle nostre sedi, potremmo fare come gruppo Fuci o gruppo Make o gruppo Insieme, a prendere un problema concreto del nostro territorio che sia riconducibile a queste tipologie e approfondirlo nel concreto, utilizzando anche come punto di partenza tutti i riferimenti che ha dato il professore Rossi, riferimenti legislativi, eccetera, vedere cosa concretamente succede nel nostro territorio su questi problemi, per poter fare poi un intervento che potrà essere un intervento non solo di sollecitazione della pubblica autorità, ma sollecitazione fatta però con piena consapevolezza di quali sono i termini della questione, fino a che punto la questione è stata trattata e perché si è fermata. È uno stile che io conosco perché l'ho praticato in altri contesti e quindi credo che sia particolarmente utile che lo facessimo pure noi, appunto per evitare che le nostre restino soltanto parole. Professore, lei ha fatto il cattolico, io faccio il... Scambiamo i ruoli. Sì, qua in diocesi faccio l'avvocato del diavolo, quindi insomma è una cosa che ogni tanto mi spetta pure. Allora, lei parlava di Teilhard de Chardin, a cui insomma faccio anche molto riferimento io. Però quando sono stato all'isola di Pasqua, praticamente là si sono estinti perché si sono fatti troppi e tra tribù si sono scannati a vicenda arrivando al cannibalismo. E se si prende la teoria di Gaia, così come ne parla Casaleggio, all'interno dell'ideologia, e beh, ma dobbiamo avere a che fare anche con queste situazioni, ahimè, no? Ecco, la proiezione che fanno loro è quella lì di un mondo che a un certo punto, per la serie non si inventa niente di nuovo perché la guerra è l'igiene dei popoli, no? Già lo diceva, poi c'era la trappola malthusiana, tutte queste cose qua. E Casaleggio dice che 7 miliardi siamo troppi, a breve termine dovrebbe scoppiare una specie di guerra mondiale che ridurrà a 1 miliardo il numero degli abitanti del pianeta e ristabilirà naturalmente, o qualche cosa del genere, l'equilibrio che i 7 miliardi attualmente portano. Fermo restando il fatto che io sono cattolico e credo che l'ultima parola sul mondo e sulla storia ce l'ha Dio, però dall'altro lato, che nella, di guai noi umani ne abbiamo combinati, no? E continuiamo a combinarne, le vorrei chiedere, ecco, mettendo a confronto queste due visioni, che poi potrebbero essere anche possibilità, no? Anche perché da altre parti si è verificato e si sta verificando, basta andare a vedere il disboscamento della foresta amazzonica e delle tribù che muoiono perché non hanno più il loro sistema in cui vivere, no? Quale tipo di mediazione è possibile a breve e medio termine, al di là del fatto che, se è vero che dobbiamo prendere coscienza ed è importante che lo facciamo, dobbiamo sempre avere a che fare con il limite e con il peccato che umanamente e, come dire, antropologicamente anche teologicamente ci portiamo appresso? Chiedo scusa per tutti in mente. Fabio Santonoceto, Fuci, gruppo nascente Messina. Volevo fare una domanda al professor Rossi. L'impegno verso la sostenibilità non perde di significato al momento in cui nelle nuove economie emergenti come la Cina stanno aumentando vertiginosamente la produzione industriale, l'emissione di gas serra e il numero della popolazione? Grazie Fabio. Adesso io cedo la parola al professore Caporali per rispondere alla sua prima domanda e poi concludiamo il dibattito con le ultime risposte del professore. Bene, io ho ricevuto due osservazioni in sostanza, che guarda caso sono molto simili a mio avviso. Il problema della conoscenza, il problema di come risolvere problemi umani. Io all'ultima domanda ho risposto con la conoscenza. Bisogna conoscere e aver fiducia nell'uomo. Che vuol dire essere ottimisti? Si può essere ottimisti o pessimisti. Si può subire o si può incoraggiare. Questo è l'atteggiamento. Chi crede nell'uomo, nella dignità dell'uomo, nelle possibilità dell'uomo, credo che debba assumere una posizione positiva, costruttiva, incentivare,
se si crede nell'uomo, se si crede nella possibilità, se si crede in questa immagine che l'uomo dovrebbe rappresentare del creatore. Senza dubbio l'uomo è stato creato insieme a tutto l'universo, e se è stato creato per ragionare, penso che debba ragionare. E Teilhard de Chardin credeva nella ragione. La ragione significa andare verso soluzioni di sostenibilità, di mantenimento, di evoluzione. E quindi dobbiamo sostenere necessariamente, se crediamo nell'uomo e se crediamo nel creatore, dobbiamo credere, avere questa fede. Questa è la fede. Fede nelle possibilità umane, perché l'uomo rappresenta qualche cosa di più dell'uomo. Se mettiamo in dubbio l'apice della creazione, che è l'uomo stesso, noi mettiamo in dubbio la creazione stessa e la ragione stessa della creazione, quindi la ragione stessa di Dio. Se tutto questo è buono, dobbiamo andare verso il buono e affermare il buono. Il buono è anche il bello, e dobbiamo credere in queste cose. Cioè, bisogna avere fede. È la fede che salva, Non ci salva nessun altro, se non la fede in noi stessi e la fede nella creazione. E non ci dobbiamo disgiungere dalla creazione. Il fatto di quello che viene chiamato mental apartheid, cioè il disgiungersi, il separarsi, e questo è il peccato. Noi dobbiamo essere uniti con il creato e promuovere la difesa del creato, perché sappiamo che difendendo il creato difendiamo noi stessi, difendiamo tutti. E quindi dobbiamo accettare questa grande sfida. Questa è la sfida culturale vera. È una sfida di conoscenza, ovviamente. Perché se non si conosce, non si affronta in maniera... Non abbiamo le armi per affrontare. La conoscenza ci dà le armi per affrontare la grande sfida. E questo deve essere l'orientamento. È un orientamento di carattere culturale, ma è solamente la cultura che può salvare l'uomo. Una cultura positiva. Noi dobbiamo combattere la cultura della guerra, la cultura dell'ingiustizia, la cultura della sopravvivenza, ma le dobbiamo combattere veramente. Veramente. Che vuol dire veramente? Con l'azione. Dobbiamo smettere di parlare e bisogna fare. Bisogna congiungere i due aspetti dell'umanità, no? Nel processo decisionale. Non sono semplici parole. Bisogna passare all'azione, bisogna agire, trovare il modo di agire e di avere un consenso sociale, un consenso non basato sulla violenza, ma basato sempre sulla ragione, perché è quella che conta. È la conoscenza che ci aiuta. Se non abbiamo conoscenza, se non siamo legittimati dalla conoscenza, ecco perché conta la scienza, perché la scienza ci dà la forza, ma la forza della ragione, quella che nessun altro ha in questo creato, ma solamente noi. E questa è la nostra dignità, la dignità di sapere esercitare la ragione. E se io credo che noi manteniamo questa fede salda, la fede ci salverà. Grazie, professor Caporale. Erano domande piuttosto complicate. Marco Saliba mi chiedeva il rapporto che c'era tra sostenibilità ambientale e principi etici. In effetti io credo che quello che è avvenuto da 50 anni era che, quando si è proposto l'etica ambientale, si partiva dalla constatazione che l'etica classica era quella che trattava il rapporto dell'uomo con l'altro uomo, dico indipendentemente se era etica cristiana o non etica cristiana, ma dico dell'etica in generale. Allora si era scoperto dicendo: no, ma c'è una responsabilità anche e soprattutto verso il creato, e in particolare per esempio verso gli animali. Io ho scoperto, non so, qui sono stati dati vari libri, io ho scoperto la bellezza del pensiero di Albert, come si chiama? Schweitzer, il pastore, eh? Schweitzer. Che, a parte il fascino della figura di uno che abbandona la carriera accademica e il fatto di fare il pastore protestante per andarsi in Africa, eccetera, sostanzialmente ha proposto per la prima volta questo rispetto della vita
come rispetto appunto per gli animali, e dicendo che era il principio che doveva in qualche modo garantire. Ora, dico, indubbiamente, dico, un'etica ambientale ha anche i suoi rischi, nel senso cioè che io ricordo anche qua le due stesure del libro di Auer che era Etica ambientale. Nel primo, uscito credo alla fine degli anni 50, sostanzialmente si continuava ad accettare una posizione antropocentrica, dicendo l'uomo è al centro dell'universo e quindi l'uomo deve dominare queste cose, eccetera. Poi, sotto l'influenza invece del fatto che appunto l'ecologia, i movimenti ecologici, eccetera, lui ha corretto nella seconda edizione, che credo che sia il 67 o 68, dicendo no, non è solo antropocentrica, l'etica deve essere anche un'etica che tiene conto del rispetto per la natura, eccetera. Quindi io credo che questo sia ormai, voglio dire, scontato in qualche misura. Il problema è, per cui io dico, forse qualche elemento di speranza c'è quando le nozioni unite riescono ad accettare dei principi etici nel operare in maniera concreta. Poi questa concretezza è tutta da esplorare, perché spesso le risoluzioni delle Nazioni Unite sono obiettivi, ma non sono come devo dire, interventi reali. Mentre invece gli obiettivi del Millennium Goals, invece c'è, attraverso la cooperazione internazionale, anche che un poco di dollari vengono spesi per aiutare chi non ha il diritto all'acqua, chi non ha, e quindi diciamo in questa direzione credo che si debba continuare. La domanda più specifica riguardava i termovalorizzatori. Ora qui io non sono, come si può dire, in una posizione di rifiuto globale, per due motivi. Dico, probabilmente perché sono un ingegnere e che quindi, insomma, questo tipo di scelta tecnologica, tutto sommato, non dico mi piacciono, ma dico che sforzi sono necessari. Cioè, rispetto ai vecchi generatori di prima generazione, di seconda generazione, i termovalorizzatori attuali riescono, aumentando il costo ovviamente, a ridurre in maniera significativa, molto significativa, le emissioni nell'atmosfera. Sì, ma questo che significa? Che non c'è un rischio residuo? Certo che c'è un rischio residuo, però anche qua, a volte, se noi vogliamo l'ottimo, probabilmente non raggiungiamo neanche il bene. Qui, nel caso della Sicilia, che sia andata a monte questa cosa dei termovalorizzatori, io sono contento, ma perché probabilmente, non perché dal punto di vista tecnologico la soluzione non era adeguata, ma perché a quanto ne sappiamo probabilmente era una cosa in cui una certa percentuale, il 10-12%, sarebbe andato sicuramente ai politici che avrebbero consentito questo fatto. Allora io dico, di fronte a questo è meglio che si sia ritardato, però se si riuscisse a dare, e poi dico erano valori molto bassi, cioè la soluzione, come si dice giustamente, è intanto nell'aumentare a una percentuale accettabile il riutilizzo, il riciclo e quindi a fare la raccolta differenziata. Una quota residua, ovviamente, probabilmente piuttosto che cercare nuove discariche, che anche qua le discariche, facendo l'impermeabilizzazione e trattando il percolato, hanno una loro, come si può dire, validità dal punto di vista ambientale, ma sempre continuano ad avere degli impatti, che sono impatti significativi. Allora non è che noi possiamo illuderci che se non facciamo nessun termovalorizzatore in Sicilia, le discariche da solo possono produrre il miracolo, probabilmente non lo producono. Quindi secondo me è corretta la scelta del piano di gestione, che dice pochi ma facciamoli e poi miglioriamo la gestione delle discariche. Il problema purtroppo è la lentezza con cui queste cose vengono attuate. Dunque Alberto invece parlava della criticità, e credo che lui abbia in parte ragione, nel senso di dire il piano non lo prevede, è vero, però il piano, che già arriva a una spesa, ora non mi ricordo se è di 450 o di 540 milioni di euro, praticamente ha previsto le cose che sono di competenza pubbliche. Il discorso di riutilizzare il vetro probabilmente è un discorso che potrebbe invece spingere un'iniziativa privata a raccogliere questo materiale e a ritrattarlo. Oggi io so che in Sicilia ci sono pochissime, credo che sono solo due o tre che riutilizzano il vetro. Allora, se si riuscisse ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, per cui abbiamo dei volumi significativi di vetro, probabilmente questo indurrebbe anche ad avviare la filiera di cui giustamente lui diceva che era indispensabile. Lo stesso per la plastica, ovviamente, per gli altri materiali.
Senatore Leonardi, che in genere con le sue osservazioni mi mette molto in difficoltà, stasera è stato troppo buono e quindi io sono d'accordo con lui che se a livello locale riusciamo a individuare un problema è un contributo significativo. All'avvocato del diavolo che parla di queste cose, io non lo sapevo sta cosa, devo dire, No, nessuno dei due, di questa proposta del Movimento 5 Stelle, no proposta, di questa filosofia che dice che la guerra è leggenda. Vabbè, ma dico, non è che uno deve andare da presso a tutte. Infine, sull'ultima domanda di Fabio Messina era sì. E io non lo so lì. La Messina. Ecco, io dico, non so risponderle, però parto da una constatazione, cioè quello che Cina o India hanno in qualche misura, come si dire, contestato, è di dire, voi paesi sviluppati che nell'Ottocento avete avuto la prima rivoluzione industriale, nel Novecento avete avuto la seconda, avete raggiunto questi livelli di civiltà, se civiltà è questa, non potete imporre a noi oggi gli stessi vincoli che vi dovete porre voi. Primo, perché voi avete un PIL molto alto e noi l'abbiamo molto più basso. Secondo, perché anche a noi dovete consentirci di fare un certo sviluppo. Poi, quando siamo arrivati, magari uno sviluppo inferiore, poi possiamo cominciare a ragionarci. Però dico, io infatti non ho citato Cina e India, i quali hanno aderito, però hanno dei trattamenti di favore nell'emissione diciamo dei combustibili fossili eccetera eccetera. Io dico, mi meraviglio di più gli Stati Uniti che avevano aderito e che poi invece non vogliono vincoli da nessuno. Però io dico, qui stamattina era stato detto che forse la moralizzazione, no, avviene non perché uno l'abbia scelto come scelta morale, ma perché è costretto probabilmente dal contesto. E io mi auguro in qualche misura questo. Io non credo che la Cina non si ponga già il problema, probabilmente non ha ancora tutti gli strumenti tecnologici per farlo, ma in alcuni casi lo già fa, quindi io mi auguro che questo possa avvenire. Siamo giunti alla conclusione della prima giornata del convegno e quindi io ringrazio tutti i relatori intervenuti oggi e voi per la presenza e l'attenzione.